Nome, cognome, professione e età. Antonio Battista, 57 anni, ferroviere dipendente di Trenitalia. Un suo pregio, un suo difetto? Coerenza, onestà, lealtà, grande energia. Un difetto? Oggi probabilmente l'umiltà è un difetto per una società che si presenta in questi termini. Da 1 a 10 che voto darebbe al sindaco di Bartolomeo? Senza voto. Un classificato. Non classificato. Allora, in quale quartiere della città vive? Io vivo quartiere San Giovannello, quartiere Ceppa. Un'emergenza per Campobasso da affrontare subito dopo l'elezione? Rapidamente occorre produrre investimenti, ottimismo e positivismo, perché occorre generare situazioni favorevoli ad investimenti e generare posti di lavoro. Tra i suoi avversari alle primarie, con chi andrebbe in vacanza? Con tutti sono delle persone squisite. È favorevole o contrario alla chiusura di Piazza Prefettura? Oh, sono assolutamente favorevole alla chiusura di Piazza Prefettura, ma insomma anche in un contesto più complessivo di gestione del sistema mobilità all'interno del centro storico. All'ordinanza antirumore per via Ferrari? Lì occorre trovare un giusto equilibrio tra le attività che ci sono e le esigenze dei residenti. Occorre gestire meglio quella situazione perché potrebbe esplodere, però va gestita e va curata. La cessione delle farmacie comunali? Per carità, non ero favorevole, non sono favorevole, non sono stato mai favorevole, quindi figuriamoci, non ci sono problemi su questo aspetto, non vanno vendute. Un appello agli elettori per chiudere. Voto, c'è un'esperienza, c'è una persona che ha mostrato tanta esperienza nella società, nell'ambito sindacale, nel volontariato, nell'amministrazione, nel partito, penso che possa risultare un'eccellente garanzia e di tranquillità per i campobassani, uniti ovviamente a questa energia che oramai non mi abbandona. Okay, grazie.